Ciao a tutti ragazzi, buonasera, buonasera, sono Celestino. Questa sera siamo qua a Misano Adriatico, ragazzi. Qui d'estate c'è il mondo, cioè. Adesso siamo in inverno, ma però ci siamo noi, che non siamo una cosa da poco, eh. Non siamo una realtà da poco. Buonasera a tutti, buone feste, perché adesso bisogna cominciare a dire così. Noi siamo qua, i Single in Tour. Questa sera ci faremo una bella seratina qua tutti insieme, benissimo, e vai, iniziamo con questa diretta e iniziamo anche con la serata fra pochissimo, benissimo. Ok, tieni, tieni la diretta. Eccoci qua. Wow, abbiamo il nostro cameriere qua, atmosfera natalizia qua, e vai, muoviti piano. Oh ragazzi, ragazzi, buonasera a tutti, buonasera, benvenuti, voglio sentire un applauso da tutti, il Single in Tour qua questa sera. Siamo a Misano Adriatico, siamo a pochi giorni, pochi da Natale, 12 giorni solo a Natale, ragazzi, benvenuti, welcome in the party, benissimo, siamo qua in questa seratina dei Single, vogliamo vedere se questa sera riusciamo a svegliare delle farfalle nello stomaco, perché lo scopo ben preciso per cui noi siamo qua è quello di risvegliare farfalle, farfalle nello stomaco, emozione. Le emozioni sono quella cosa che ci aiutano a rimanere vivi per tutta la vita. Ebbene, noi questa sera siamo proprio qua per questo. Come faremo? Buonasera signora Eva, tutto bene? Allora, voi non dovete flirtare necessariamente con la persona che avete davanti o di fianco. Dovete guardarvi attorno. Quando vedete un uomo e una donna che vi piace, prendete carta e penna. Mettiti qua. Qua, mettiti qua. Tanto questo non viene. Vieni qua così parli meglio con il signore. Ecco qua. Allora, quando vedete appunto una persona che vi piace, uomo o donna che sia, prendete carta e penna che trovate in tavola e scrivete un messaggino con quello che vi esce dal cuore. Vi firmate con il vostro numero identificativo, fuori scrivete a chi lo dobbiamo portare. In questo modo si metterà in moto un meccanismo che porterà a sviluppare farfalle. Questo è il concetto. Qualcuno ha già iniziato a scrivere, io consegnerei subito il primo messaggio di questa sera che va al numero 4, è una donna numero 4, chi è questa donna fortunata? Numero 4, eppure c'è, io direi quasi ottimizzare questi qua, mi sa che non vengono, volete venire in qua così avete più visibilità, spostiamo tutto... No, è perché c'è il tavolo vuoto, quindi sta neanche tanto bene. Come volete? Va bene così, vabbè. Numero 4. Chi è il numero? Eccola qua, benissimo. Bene, mi sembra anche nuova questa signora. Nuova. Ciao, buonasera. Come ti chiami? Antonella. Antonella, sei nuova? Io pensavo fosse un usato sicuro, invece nuova. Ascolta, da dove vieni Antonella? Da Sant'Arcangelo di Romagna. Cosa fai di bello nella vita? È un impiegato, perfetto, sarai l'orgoglio della tua azienda. Come vorresti tu un uomo ideale? Normale. Allora, normale sospirando. Normale. Insomma, sono talmente anormali questi uomini. Io spero che questa sera qui trovi l'uomo normale che tu desideri. Ok? Ecco qua. Grazie, grazie ancora.
Fantastico, bene, appena arrivata, già subito si è fatta notare, benissimo, benissimo. Vuol dire che qui il meccanismo funziona. Bene, andiamo avanti ancora, vediamo un po'. Abbiamo un messaggio anche per la numero 3. Donna numero 3. Numero 3. Ah, oh, ma è sempre qua, ma allora qui, in questo punto... È perché c'è il caldo, è la stufa, eh? Il caldo aiuta a far schiudere il bruco e farlo diventare farfalla. Eh sì, accelera. Beh, non per niente ci sono gli incubatori. Come ti chiami tu? Luigina. Benissimo. Luigina da dove vieni tu? Da Montescudo. E vai, perfetto. E cosa fai tu di bello della vita? Un'impiegata anche lei, insomma, tutti impiegati, insomma, benissimo. Come vorresti un uomo ideale? Un uomo simpatico. Quello che hai di fronte, come lo classifichi? Ah, troppo, passa un po' di là. Passa un po' di là. Lo vorrei un po' meno simpatico. Io lo dico sempre, lui accelera. Vabbè, vedremo. Comunque, io ti consegno questo messaggio. Speriamo questo messaggio anche per te cambi la vita, diciamo così. Bene, bene. Allora possiamo dire al nostro patron di casa Tiziano che può partire, due persone devono ancora arrivare. Il nostro patron di casa Tiziano, che ci ospita da tanti anni, può partire con gli antipasti e poi avete capito un po' il meccanismo. Qua ci sono altri messaggi. Non riesco a fare due cose una volta. Aspetta. Allora, vediamo un po'. Piano. Abbiamo un messaggio e quanti che ce ne sono qua? Per la numero 18, ragazzi. 1-8. Ma insomma, qui abbiamo un tavolo che è super gettonato. Sarà perché il biondo, sarà perché c'è Ornella Valoni qua. Ciao, come ti chiami? Mina. Wow, Mina, da dove vieni, Mina? Da Pesaro. Viene da Pesaro. Cosa fai di bello nella vita? Lavoro. Lavora, perché chi non lavora non fa cuore, giustamente. No, 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 vabbè, allora è per quello che viene la serata dei single, vero? Esatto. E come lo vorresti l'uomo ideale? Una persona che rispetti Nina. Benissimo, vedrai che lo troveremo sicuramente. Quello che hai di fronte e non solo cuori. Mina poi scusa, che rispetti tutti. Rispetto è la prima cosa. Il resto si vedrà. Ok, bene. Se... qui hai un parco uomini abbastanza facoltoso. Vai avanti che io ti seguo. Dimmi tu. Ah, benissimo. Io parlo, io dico la verità, io non un uomo che mi rispetti, perché per me rispettare le persone è la cosa più importante. Io rispetto e vorrei essere. Perfetto. Vedrai che stasera troverai quello che cerchi. Intanto guarda, ti consegno il messaggio e speriamo che questo messaggio cambi qualcosa della vita. Esatto. Speriamo sempre che il 2024 porti meglio. Oh, 2024, è vero, ormai dobbiamo cominciare a dire buon anno. Abbiamo solamente 17 giorni di questo anno ancora. Non sono mica tanti, 17 più 3, ah sì, 18 giorni, quell'anno è finito. Oh, in realtà, io la voglio fare con quindi te. Quindi vado già nel 2024. Siamo tutti a Keller, l'anno vieni a Keller. Che brutto anno. Hai già fatto tutto. Signora, anche lei è single? Sì. Allora, vediamo. Io sono la più single di tutti. No, amore, non lo so. Allora, un messaggio per la numero 10. Chi è questa donna? Numero 10, è qua? Sei tu la 10? Chi è la 10? 13? Aspetta. Numero 10.
è Angelica. È qua, ho capito, benissimo. Avevo visto 11. Numero 10. Ciao, come già fidanzata? No. Mi ha scritto ieri, mi ha detto mi raccomando, oltre di trucco, bei ragazzi, mi ha detto, ma che cosa adesso? Non sto a dirlo perché non va bene, c'è la privacy. Come ti chiami? Ah, non vuole essere ripresa. Angelica, con la C o con la K? Con la C, Angelica con la C. Da dove vieni? Viene da Pesaro. Cosa fai di bello nella vita? Evviva! Assistente, benissimo, alla poltrona. Cosa... Come vorresti gli uomini delle Paola? Sono arrivati due nuovi, sono semi nuovi, mi sembra. Lavati con perlana anche questi. Chi è? Gigi? È Gigi? Adesso te lo dico. Bene, allora, come vorresti gli uomini ideale? Che mi fa stare bene e ballerina. Oh, un uomo che la faccia star bene e che sia ballerino. Un uomo ballerino serve qua. Va bene, vedrai che lo troveremo. In qualche modo lo troveremo. Vedrai che sarai fortunato. Esatto, stasera c'hai molti uomini qua da scegliere. Ballerini. Penso che le donne sono tutte impegnate qua col Natale. Il ballerino l'abbiamo, ce l'ha anche scritto sulla camicia. Ciao. Ciao. Sono del pulmino. Ah, chi è del pulmino? Te? Sì. Ah, ok, bene. Gianni e Luigi. Gianni e Pinocchio. Allora, adesso mi dite anche okay. Che cosa... Allora, buon appetito. Vedo che stanno cominciando... No, per ora c'è solo la piada. Fra poco arriveranno gli antipasti. Benissimo. Saluto il pubblico a casa. Luca, la via. Ciao, Luca. Luca ci sta seguendo da Roma. Ciao, Luca. Tutto ok? Grazie. Benissimo. Vuoi un romano tu? Un romano? La 18 vorrebbe trasferirsi a Roma. Bene, bene, perfetto, fantastico. Tutto ok, bene, tutto ok. Oh, buon appetito. Qui ragazzi, prego. Eva, fai posto che sono arrivati i ragazzi. Ti diamo una sedia vuota, prendila di là, guarda. Qui ragazzi, qua e qua. Prendi una sedia, no, ma lasci, prendiamo una sedia pulita, mettila là, è rotta tra. Appunto. Prego, ragazzi. Tagli una sedia. Vai. Tagli questa. Intanto buon appetito. Ecco qua. Benissimo. Buon appetito, ragazzi. Bene, adesso vi faccio mangiare l'antipasto. E poi riprendiamo più tardi. Vino, non ce n'è più dalla spianatina. Vino del pane. Guarda,
nastro, ma si può dare che tavoli vuoti, ora per tutto pieno. Eh? Si può dare che tavoli vuoti. Ah, oh. C'è il link qua. Allora, abbiamo un messaggio per la numero 11. Chi è questa donna fortunatissima? 11 ancora. Mi sa che è sempre Angelica. Sei tu Angelica? No, è la 10. Allora la 11 è qua. Stavolta è qua, benissimo. Vai, la numero 11, eccola. Perfetto. Ma non vuoi che sono bella arrivata? Lo so, ma abbiamo poco tempo, eh. Quindi dobbiamo trovare un uomo subito. Ciao, come ti chiami? Lella. Da dove vieni, Lella? Viene da Cesenatico, wow, quante case hai al mare? Uè. Beh, insomma, però, la casa al mare non è male. Poi ne ha altre 4 in acquisto. Ascolta, cosa fai nella vita? Oh, brava, benissimo. Perfetto, ottimo. Va bene, va, mantenuta. E come lo vorresti, uomini? Vabbè, ah, allora ne ha dei vecchi, e di soldi. Ancora la lira. Oh, un uomo che abbia più soldi di lei. Benissimo. Quindi che hai di fronte siete ricchi voi. No. Voi invece sono poveri. Fortuna che ne hanno dati due. I due che non si ne faccia uno. Prego, ti faccio il messaggio al numero 11. Lo devi leggere, leggere. Oh, poi rispondi. Al cavaliere che ti ha scritto. Sono qua i biglietti. Vabbè. E la biro dove è? C'è qui, la biro, è tutto qui. Rispondere, certo. Prego, prego, molto emozionante, molto, molto, molto. Allora, se ragazzi, abbiamo finito l'antipasto, vogliamo vedere se punto, se voglio ballare. Adesso sposteremo, spostiamo qua, esatto. Lo uniamo, lo mettiamo qui. Vogliamo vedere se gli uomini sono così romantici da fare ballare le donne presenti in sala questa sera, ragazzi, eh? Vediamo un pochino. Vediamo se siete romantici, ragazzi. La categoria romantica. Oh, oh. È una strana notte questa, ragazzi, sì. Vai, vediamo un attimo, ragazzi, chi sarà il primo uomo che inviterà la prima, ecco, la prima donna è già arrivata. Tu già vuoi parlare? Ragazzi, vai, non abbiamo nemmeno iniziato, vai. Non c'è niente. Oh. Ehi,
stretching in the night. It stands his place, what the moon denies. What when we change, we be shining long. Before then I won't grow. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must tell you. Stranger the night, two lonely people, we were stranger in the night. Up to the moment when you say you first know, I won't let you know. Love was just a glass away, and we're embracing, dance away. Ever since the night, if we together, love is this sight. In love forever, to the gods so right. For stranger in the night. Do 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 a warm embracing, dance away. Ever since the night, if been together, love is this inside. In love forever, to the dark so bright, for stranger in the night. Do 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 And so I face the final curtain. My friend, I state clear, I state my case, of which I'm certain. I live a life that's full. I travel and every highway and more, much more than this, I live my regrets. I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. It's only true without exception. I read each chapter verse, each careful step along the byway and more. Much more than this, I did it my way. Yes, there was time I should have when I beat off more than I could chew. But through it all, and there was time. And speed it up, I face it all, and I stood tall, and did it my way.
I had my fill, my share of losing, and now I still subside. I found it all so amusing to think I did all that, and may I say, she happiness I wait. Oh no, oh no, not me. I live by me. Yes, there were men. What did she go on? If not insane, then he is not. To say that he para, bravo, para. And not the words of when we live. Here I go so I do the blow, and did it sento in questa pista. Guardate qua che roba, quanto romanticismo, la numero due innamorata. Yes, it was my way. Bene ragazzi, bene, abbiamo fatto un po' di coppie, dai che ne facciamo un'altra, perché qua c'è una coppia che è arrivata su, è finita la canzone, insomma. Non so, può capitare ragazzi. State lì che ne facciamo un'altra, dai, lentina ancora, poi dopo magari acceleriamo un pochino. Super emozionata, ecco qua. Allora adesso mangiamo, stanno arrivando le pizze. Io avrei un messaggio per il numero 120 che vorrei darlo subito. Lo siete, uno solo carne senza... Il 120, chi è questo uomo? L'ultimo 120, la 104 è un'altra cosa. Aspetta, vieni. Chi è il 120? Uomo, cammina con me. Dove sei? Vieni qui che ti fa, ti dico. Vabbè, dopo dai, siete impegnati a mangiare. Mosse magne, dai, mangiate, mangiate. È il numero 134. Sì. È il numero 2. Samantha e Giorgio. Samantha e Giorgio. Allora, la Samantha? E Giorgio dov'è? No, non è Samantha lei. Sei Samantha tu? Veramente. È là, sono là, guarda, guarda dove sono, là in fondo. Primo tavolo in fondo. Dammi da fare le foto. Dai, togli le mani. No, io c'avevo il pesce. Non c'è il taglio.
Pesce. Quello che c'è. Va bene così, va bene così. Eccola qua, la grande Simo che domenica farà il bagno a mezzogiorno insieme in topless.
Anche tu farai il bagno. Sì. In topless. E vai. Queste pesaresi verranno a Ravenna a sbancare il piatto. Vai. Alla fine magari. Prima dobbiamo fare tutto quello che dobbiamo fare. Sennò dopo vedrai. Il bello deve ancora venire. Bene. Che ne so io? La pantera rosa si scopre, si svela. Siamo impegnatissimi nel mangiare. Il prossimo messaggio sarà di un uomo, il numero 120. Chi sarà il 120, ragazzi? Ah, eccolo qua. È talmente impegnato a parlare che posso anche andare a intervistarlo. Ecco qua il 120. Ciao 120. Come ti chiami? Massimo, da dove vieni Massimo? Viene da Cattolica. Cosa fai di bello nella vita? Rappresentante di che cosa?
di commercio. Sì, ma quali articoli? Di mobili, perfetto. Come vorresti la donna ideale? Con gli occhiali. Ha un elenco lungo di una cosa sola che deve assolutamente avere, a parte quella. Gli occhiali. Interessante, un po' con nobiltà d'animo. Ah, una donna interessante con nobiltà d'animo. Perfetto, bene, una dama insomma, capito? Una dama da altri tempi, bene. Prego allora, tieni. Eccolo qui, è super emozionato il 120, non si direbbe che fosse un timidone, però forse davanti alla telecamera è così. Vabbè, bene, buon appetito, le nostre impiegate sono meravigliate. Benissimo, e qua si mangia a quattro ganasce, come si dice in Romagna, non so come si dice a Pesaro, però... Anche qua si mangia quasi a quattro ganasce, come si suol dire, esatto. Bene. Oh, ma ragazzi, ma insomma te sei una mangiatrice, vedo che tutti rovesciano lì. Ah beh, sì, il resto rimane lì, eh. Mi sembra giusto, esatto. Ciao. Ah, che dichiarazione. Oh. Questa è tosta, caro mio, eh? Ti fa cascare quei due o tre che è rimasto. Porca miseria. Eh sì, bene. Qua ci stiamo scambiando le date di nascita. 22 ottobre. Ah, parliamo di astrologia. Tu come ti chiami? Gianni, da dove vieni? Da dove vieni Gianni? Da Cesena. Cosa fai di bello nella vita? Autista. Wow, perfetto. Solo per donne? No, lo so. Ah, un autista solo per donne. Capperi. Però, che filtro, eh? Come vorresti la donna ideale? Bella e ricca. Bella e ricca, ma se è ricca ha la macchina, dopo se rimani senza lavoro, te. Vorresti fare l'autista per una donna ricca? No, io lavoro, lei dopo con lei quando sono problemi che lavoro. Ah, ok. Cioè lui va a lavorare, la donna ricca, però quando è con lei esce, insomma, vai fuori. Ma altrove. Altrove, ho capito. Bene. Hai messo gli occhi sopra qualcuna qua stasera? No. Hai pensato solo a mangiare? Sopra la pizza, infatti vedete l'ha finita completamente. Bene. Ok, prima si mangia e poi giustamente poi nascono le farfalle, ecco, diciamo, va bene. Allora, abbiamo un messaggio per la numero 2. Chi è questa donna fortunata, ragazzi? Numero 2. Oh, eccola qua, è andata sotto al tavolo, benissimo. Ciao numero 2, ciao. Come ti chiami? Mi chiamo Samantha. Samantha, che bel nome. Samantha, da dove vieni? Da Gabicce Mare. Monte, da Gabicce Monte, bellissimo. Complimenti, perfetto. Cosa fai di bello nella vita tu? Sono una cameriera. Una? Cameriera. Una cameriera, perché ci sono tantissimi ristoranti, eh. A Gabicce Monte c'è il Posillipo. Ristorante di prestigio e tanti altri, la terrazza, cosa c'è insomma? Bene, tu fai una cameriera a Gabicce Monte, quindi casa bottega proprio. Perfetto. Come vorresti l'uomo ideale? Vai, prova a dire. Indicalo. Di tutto deve essere passionale. Belle domande. Allora, deve essere indipendente. Indipendente, passionale. Indipendente, a parlare di qualcun altro che ha detto che cerca una donna con i soldi. Che faccio soldi per sé. Dalla mattina. Ah, ho capito. Quindi fin dalla prima mattina lei vuole sorridere, perfetto, uomo indipendente e passionale, quindi che fa sorridere la mattina,
che va a lavorare di giorno così è indipendente, che sia passionale di notte, giusto? Perfetto, sempre passionale, sempre. Bene, ecco qua. Oh, così si fa. Benissimo, bene. Samantha, da questo momento in poi cambierà la sua vita. Vedete, c'ha il sorriso radioso della donna che ha le farfalle nello stomaco. Vedete, ecco qua. Perché ha ricevuto un messaggio che gli piace. Benissimo, bene. Ragazzi, abbiamo finito? Ancora no. Io vorrei iniziare con un po' di danze. Però vedo che ancora siete impegnati a mangiare, vediamo di fare un altro messaggio allora. Oh. Andiamo da un uomo. No, una donna ancora. Uomo, 122. Chi è il 122, ragazzi? Eccolo qua, super gettonato. Eccolo qua, pieno di donne, avvolto dalle donne. Ciao, come ti chiami? Massimo, da dove vieni Massimo? Milano Marittima. Ah, da Milano Marittima, ok. Milano Marittima Bassa. Milano Marittima, perché c'è anche quell'altra, quella sul grattacielo. Quella sul grattacielo, sì. Ascolta me, cosa fai nella vita? Ristorazione. Ah, si occupa di ristorazione. Bene, complimenti. Hai un ristorante a Milano Marittima? Si dice. Ok. Ascolta, e come vorresti la donna ideale? Lo devo voglio dire. Ma simpatica, dai. Un Partiamo tipo. Con la simpatia. Poi chi vivrà vedrà, eh? Esatto. Allora, una donna simpatica e chi vivrà vedrà. Perfetto. Vedrai che questa sera la troverai sicuramente. Stasera sei circondato da belle donne e simpatiche. Vai, prego. Voilà, è molto emozionato, vedete? Sì. Benissimo. Vai, dai ragazzi, vogliamo finire di mangiare? Iniziamo a ballare un po'. La numero 11, eccola qua. È questa bionda qua di Cesenatico. Ciao, ho un altro messaggio per te. Ma sei gettonatissima tu, eh? Lo so, ma avevi avvisato, eh? Questa è una donna molto gettonata, esatto. Perfetto. Bene, dai ragazzi, facciamo un pochino di pista, entriamo un pochino qua. Ah, non lo so, boh. Io sono l'ambasciatore che non porta pena. Colui che non ha responsabilità. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un ragazzi, cominciamo a muoverci un po', vai!